30 anni dalla visita di Giovanni Paolo II a Torre del Greco, un suo ricordo, una sua testimonianza. Sì, Papa Wojtyla è stato un grande papa, difficilmente, insomma, ne riavremo altri simili, almeno per quello che mi concerne, quella che è la mia idea del Santo Padre, ma Papa Giovanni Paolo II, il Santo Wojtyla resta un ricordo indelebile, un papa che ha donato tutto se stesso, ha cambiato le regole del Concilio Vaticano e insomma ha dato un contributo fondamentale per la religione cattolica cristiana e credo che fondamentalmente rimanga un papa di grande spessore e speriamo insomma che la Chiesa possa seguire le sue orme e continuare sul percorso che lui ha intrapreso anni addietro. Crede che la ricorrenza, il 30° anniversario di questo evento così importante per la città di Torre del Greco possa essere un segnale anche per una città così sofferente in quest'ultimo periodo? Sicuramente cade, diciamo, a pennello per questo momento. Torre del Greco forse sta vivendo sia economicamente che dal punto di vista della sanità un momento molto difficile, ma come il suo motto è solito ricordare, post fata resurgo, cioè dopo le rovine c'è sempre il rinascere, il ripartire più forti di prima. Credo che tutti i cittadini torresi siano stretti, accomunati da questa volontà, da questo desiderio di far ripartire sia a livello economico che a livello sociale la città nel migliore dei modi. Mi ricordo che abitavo a Vico d'Orlando e uscì fuori a Vicoletto di via Roma, c'era un sacco di gente, troppo bello. Speriamo che porti qualcosa di buono quest'anno, questa visita di allora, e toglie questa epidemia. E ricorda le sensazioni di quel giorno da parte sua e di tutta la cittadinanza? Sì, quei giorni mi mise a piangere, perché non so che cosa, l'emozione, capito? Ricordo, vabbè, ero piccola, però ricordo la folla che c'era per le strade e la folla che c'era in piazza Santa Croce e tutti che lo acclamavano, lui che tenne un bel discorso e dappertutto c'era un'aria calorosa nei suoi riguardi. Poi benedisse la statua di San Vincenzo Romano, oggi San Vincenzo Romano, ieri beato, e quindi ci fu scoperta quella statua. Questo è quello che ricordo. C'era tanta gente, che eravamo tutti felici che il Papa ci venisse a fare visita, perché non è una cosa che succede tutti i giorni. Ricorda qualche particolare episodio o l'aria che si respirava in quel giorno che ha segnato la storia di Torre del Greco? Diciamo che eravamo tutti molto emozionati, le ripeto, perché non era una cosa che succede sempre, avere il Papa qua. Poi per il resto, Torre del Greco è fatto così, e siamo molto credenti, e quando c'è una visita speciale siamo tutti accorsi lì. Crede che questo avvenimento possa essere un segnale di speranza per la città? Per noi credenti sì, e ci affidiamo sempre nelle preghiere a quello che sta succedendo, è che quando vediamo il Papa che ci benedice dalla finestra è come lo sentiamo qua, come se fosse vicino a noi. Lo ricordo con molto piacere e con molto affetto. Era ed è, rimane sempre un Papa che resta nel cuore di tutti gli italiani, anzi presumo in tutto il mondo. Fu una bella festa a Torre del Greco perché erano anni che non veniva un Papa a Torre del Greco. Questo può essere un segnale, oggi proprio che ricade l'anniversario della sua visita, in un periodo particolare per la città di Torre del Greco che tanto sta soffrendo in questo periodo. Lo spero che sia di buon auspicio questo anniversario, in quanto effettivamente la situazione a livello mondiale per questo Covid è allarmante per tutti, per cui speriamo che oggi San Vincenzo possa darci una mano.